Lui diceva, io ci vedo solo con un occhio solo, diceva, nel senso che la vita la vedeva, questo non, aveva questo fondo di tristezza, in un certo senso di disperazione, di non speranza, avrebbe detto Vittorini allora. Ma questo non gli impediva di essere un uomo pieno di spirito, di arguzia, come spesso sono i piemontesi, i torinesi, che si pensa che non lo siano, invece sono spiritosi, non so. Lui, per esempio, era contro il divorzio. Perché? Uno gli chiedeva, lui dice, te la sei presa, tienitela. Lui si alzava alle 5 del mattino e scriveva a casa, poi veniva in ufficio e in ufficio non scriveva più, che proprio è una questione di rigore, e si occupava delle bozze del lavoro della casa editrice. Colpiva perché era alto, lungo, secco, austero e camminava sempre un po' curvo, guardando le punte dei piedi con le mani intrecciate dietro la schiena. Aveva dei momenti, di periodi, eravamo tutti insieme, allegri, di incupimento, per cui si isolava così, proprio come, e non parlava più, non rispondeva. Primo tempo non voleva neanche il telefono, poi si è accontentato del telefono, ma la radio per esempio, guai, no, no, non la voleva sentire, anche perché era il tempo che erano sempre tutte cose fasciste. E poi dicevo, mi faceva vedere una poesia sua, gli chiedevo io. Allora lui mi leggeva una poesia per volta. E se me ne leggo una, no, se no se la dimentica. C'era intanto Monti che faceva il padre spirituale di tutto il gruppo, poi c'erano tutti i personaggi poi importanti, Ginsburg, Mila, Argan, gli scrittori di quel gruppo eravamo Pavese e io. Era la vera colonna della casa editrice Einaudi. Entrava in ufficio alle 8 del mattino e ne usciva alle 8 e mezzo di sera. Una delle sue ultime lettere è stata scritta a me e a mia moglie, dove appunto annunciava a parole più o meno velate che voleva suicidarsi. Quando l'ho ricevuta io ero a Pitigliano, dove c'era una casa dei miei genitori. Ho ricevuto questa lettera e francamente ho avuto una reazione, diciamo pure poco simpatica, visto il seguito, perché siccome noi eravamo abituati da sempre a sentire Pavese che parlava di suicidio, io volevo proprio, ho messo lì la lettera, ho detto, adesso gli rispondo, dico, è tutta la vita che ti sento parlare di suicidio, fallo se lo vuoi fare. E purtroppo l'aveva fatto. La sera soltanto hanno avvisato che avevano trovato, perché appunto nelle carte c'era l'indirizzo. Allora mia sorella è corsa subito, io no, l'hanno riconosciuto, poi l'hanno portato naturalmente all'obitorio perché hanno dovuto fare l'autopsia. E poi i miei non volevano che si sapesse, avevano cercato di dire, far dire ai giornali niente, invece il giorno dopo c'era un titolone così, Pavese si è suicidato in una camera d'albergo. Noi siamo rimasti molto colpiti, proprio terribilmente colpiti dalla morte di Pavese, ma appunto ce lo si, non è che ci ha stupito la cosa. Solo che quando succede rimani secco, dici ma porca miseria, è proprio così, è andata così. Per me è stata una perdita incalcolabile, ancora oggi. Io ancora oggi, quando torno a quell'agosto del 1950, no, esistono situazioni di fronte alle quali c'è solo il silenzio.